Samp contro Inter al Tre Campanili, due squadre separate da due punti in classifica, ma chi vince se ne va in testa, 9 punti, punteggio pieno per la squadra di Cincotta, 7 invece per quella di Rita Guarino. Anche per lei come per Tarenzi ovviamente, sfida particolare, l'Inter va, Polli, Chawinga, vince il rimpallo, ancora Polli, tre quarti, prova a sfondare, di potenza, Chawinga ancora, fino in fondo, Tampieri decisiva, arriva Carcioni, rimpallo, Tampieri anticipata, se la cava la Samp. Questa invece è l'azione di poco fa con lo slalom di Polli e poi con Chawinga che è arrivata a tu per tu con Tampieri. Chawinga sulla tre quarti, Polli non può arrivare, prova a liberarsi in qualche modo l'Inter, poi Carcioni. La palla non si abbassa, ma altra opportunità per la squadra di Rita Guarino. Tornando alla difesa dell'Inter, Gago rientra a dribbling. Gago Durante! Gran parata di Francesca Durante. Non ha finito la Samp, minaccia ancora, ribatte Christian Sdottir. Poi pallone ancora vivo, dentro l'area di rigore, la caccia del pallone Tarenzi. Controllo e conclusione, Durante ancora. Palla forte verso Bonetti che prova a girarla. Calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Inter. Deviazione di mano. Rivediamo tutto quello che è accaduto. Con il braccio di Bianca Fallico. Fischia l'arbitro, parte Tatiana Bonetti, gran rigore, primo gol in campionato per la numero 10. Rigore perfetto, spiazzata nettamente Tampieri. L'esultanza di Rita Guarino che comunque sembra approvare con un cenno del capo. 1-0 per l'Inter. Anche un pizzico di tensione. Adesso però occhio all'Inter che prova a prendere slancio. Chawinga anticipa tutti in velocità, porta vuota, deposita in rete ed è 2-0 per l'Inter. Si è addormentata la Sampdoria e qui la velocità di Chawinga ha fatto tutta la differenza del mondo. Tabita Chawinga con l'arma principale, la velocità, con Pisani che ha toccato all'indietro, una palla obiettivamente opinabile verso Tampieri. In quel caso magari sarebbe stato più opportuno calciare direttamente verso l'esterno. Allarga a destra Chawinga, velocità, Chawinga non calcia, scarico Carcioni, poi Miyashi da fuori, alto ma non di molto. Prova a presentarsi la Samp, Gago ruba il tempo, Gago fuori, che occasione per la Samp per riaprirla, stavolta l'errore enorme l'aveva fatto l'Inter. Gago si presenta in area di rigore, Gago serve l'assist, Durante interviene su Cuschieri. Fallico. E l'arbitro dice che basta così, tutti nel tunnel, vince l'Inter.